Ho scavato tutta la vita, ho costruito chilometri e chilometri di gallerie, ho costruito un'immensa città sotterranea, ho messo in luce tante ricchezze che ho soltanto visto e consegnato al mio padrone. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo nel 2007, ho deciso di non montarmi troppo la testa, di rimanere con i piedi per terra. Anzi, ho fatto di più, sono andato proprio sottoterra, dentro una miniera. Quando nel maggio e le ciliegie sono nere, con che piacere l'amore si fa. Lei sulla scala, ma io di sotto le reggo, là tutto veggo, cielo, foglia, frutta ancora. Ma quando il cesto è pieno a modo, le discende godo, manca attivo chiodo. La veste impiglia, lei si scompiglia, e scende giù di lì, si straccia, si fa rosso e faccia, poi mi cade in braccia. Sotto il ciliegio l'amore si fa. Il coro dei minatori di Santa Fiora! Un giorno andando a spasso alla cucina, trovai una compagnia di minatori. Mi disse dove vai, oh signorina, in compagnia del minatore. Questa ennesima sfida, questo nuovo esperimento, nasce da un mio innamoramento per la musica popolare italiana, grazie all'incontro con Ambrogio Sparagna e diverse esperienze che ho fatto in questi ultimi 2 anni. L'incontro con il coro dei minatori di Santa Fiora è avvenuto pochi mesi fa, grazie ad un amico in comune che ci ha presentati. Da questo incontro tra un gruppo di musica tradizionale, popolare, e un cantautore pop di musica leggera italiana, non può che nascere una combustione. Siamo incontrati per caso a Sanremo. L'incontro con Simone è stato qualcosa, ora userei una parola un po' difficile, maieutico, perché in effetti lui è riuscito a valorizzare tutta quella che è la cultura sommersa della nostra terra, a cui noi siamo molto legati. È stato forte, ragazzi. Simone è un ragazzo d'oro, proprio così. Ti ispira proprio un coraggio, ti dà coraggio. A me me l'ha dato, insomma, ecco. Tutti mi dicono Maremma, Maremma, e a me mi pare una Maremma amara. L'uccello che ci va perde la penna, io ci ho perduto una persona cara. La cosa che più mi ha colpito oggi, quando ha cantato Maremma, che è stata un'emozione, devo dirti, grandiosa. Sì. Ho avuto la pelle d'oca e ho dovuto anche un pochino reggere, perché c'era qualche lacrimuccia che stava scendendo. La cosa che più mi affascina di questa esperienza, oltre a riportare alla luce tramite racconti, monologhi e canzoni le storie ambientate in miniera e nella Maremma, è che questi signori cantano solamente per il piacere di cantare. Questa grande allegria, questa spontaneità, questo entusiasmo sono così coinvolgenti, così contagiosi, che ogni luogo dove andiamo a cantare si trasforma magicamente in una grande osteria. Sindaco, spacca. Il mercoledì sera alle ore 18 ci troviamo e facciamo sempre quella piccola merendina. Ammazza fegato, formaggio, prodotti tipici della Toscana, di Santa Fiora, del nostro posto, della montagna. Tanto vino, perché il nostro menù è il vino. Venite a Santa Fiora, siete tutti invitati. Prosciutto, ve lo mangiamo tutto.
cosa interessante è che era un repertorio che veniva cantato dai minatori quando andavano in osteria dopo il lavoro delle miniere. Raccontano la vita di allora. Il coro dei minatori di Santa Fiora, in quanto gruppo vocale, avrebbe anche l'intenzione di tentare la carta di X Factor. Temo però che verremo eliminati e non verremo presi in considerazione per raggiunto limite di età. Un altro dei vari personaggi che conosceremo questa sera è il più giovane di tutti, ha 82 anni. Lino è il più vecchio del gruppo, ha oltre 80 anni, di mestiere faceva il mulaio. Questa sera è qui con noi, da Santa Fiora, Lino. Lino, bastoncino, riola, riola, la canzone dell'uccellino, di che parla? Trombalino. Però quando ho 80 anni tromberò anch'io. Praticamente io ero già da ragazzino, già cantavo col gruppo dei minatori. Il mio babbo e gli uomini di Santa Fiora, di mestiere, fanno quasi tutti i minatori. La squadra dei minatori è formata da il minatore di mercurio, il perforatore col martello, il tracciatore, il fuochino, il carichino, l'ingabbiatore, lo sgabbiatore, il vagonista, il ferratore e il lampionista. Il lampionista. A proposito di lampioni, di lumi, la sera prima di andare a lavorare, dopo cena, il babbo si mette a riempire col carburo la sua lampada d'acetilene che gli serve per vedere al buio, anche perché parte da Santa Fiora che sono le 4, le 5 del mattino. Perché ormai è tanto che il coro dei minatori esiste a Santa Fiora, perché c'è una tradizione di miniera, il che il babbo la tramanda ai figli e i professori la insegnano anche a scuola. E così ho deciso anche io di diventare un minatore, di andare alla ricerca di questi minerali preziosi, di questi gioielli nascosti sottoterra, che sono le memorie, i racconti, che sono anche le canzoni di questo repertorio. Ecco, riportarle alla luce, come se fossero veramente un tesoro nascosto. La mia mamma mi diceva, che diceva la tua mamma, far l'amor con quelle bionde, sono finte vagabonde. Sono finte vagabonde, la mia mamma mi diceva, far l'amor con quelle bionde, sono finte vagabonde. Vagabonde nell'amor, volevo le vagabonde.